Nel prestigioso Hearst Building al centro di Manhattan, il primo edificio newyorkese ad essere ufficialmente storicizzato. Una festa memorabile per celebrare le delizie culinarie di una nazione riconosciuta nel mondo per l'eccellenza del cibo. Imprenditori, opinionisti e pubblicitari, oltre ai semplici appassionati, da tutto il mondo si sono ritrovati qui per il lancio della campagna italiana Extraordinary Italian Taste. Letteralmente lo straordinario gusto italiano, che girerà per gli Stati Uniti e per celebrare l'importante collaborazione tra l'agenzia ICE ed il suo media partner Hearst, insieme al canale televisivo Food Network. Ma io voglio dire una cosa per gli imprenditori italiani, le aziende italiane, gli agricoltori italiani del settore agroalimentare. Abbiamo una grandissima opportunità nel mercato degli Stati Uniti. Il governo italiano, l'ICE ci sta credendo molto, stiamo facendo investimenti come non abbiamo mai fatto nella nostra storia, e quindi il messaggio è: crediamoci insieme. Ad ospitare l'evento Anne Burrell, lo chef di punta del Food Network, che dopo aver vissuto più di un anno in Italia è diventata una vera appassionata della cultura e della cucina italiana. Una tendenza che questa campagna punta a rinforzare con la promozione di cibo autenticamente italiano. You know, the authenticity is a huge word for us and in the industry in general. Readers, consumers, shoppers want authentic ingredients. They want to know that they're making the real thing. So they come to us and say, well, what's a real Italian dish? Il Food Network ha presentato tre diverse portate rappresentative dell'autentica cucina italiana. La tendenza dei consumatori americani si orienta sempre di più verso la dieta mediterranea. I think our culture's changing. The country's changing. Nobody's interested in the packaged processed foods anymore. That's finding its way out. And I think that all these companies are struggling to put together foods that are natural and fresh and whole. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento del Commercio statunitense, l'importazione di cibo italiano è aumentata del 24% solo nei primi 9 mesi del 2015. Con prodotti italiani come l'olio d'oliva, il formaggio e la pasta, tutti al primo posto nei rispettivi settori. La chiave per aumentare ulteriormente la consapevolezza su autenticità, semplicità, la qualità e il gusto del cibo italiano è tutta nelle collaborazioni. E la storica collaborazione dell'agenzia ICE con i media partner Hearst non servirà solo a creare interesse per i prodotti italiani nello strategico mercato statunitense, ma vorrà modificare radicalmente le abitudini dei consumatori. That Italian food is probably the number one choice of most Americans across the country. And so what this is doing is just always refreshing and taking it to the next level. Because what we all do is always iterate on what it is that we produce. And so taking it to its next level is what's happening here. And I think Americans are just going to continue to love Italian food. La cucina italiana ha da tempo elevato ai massimi livelli gli standard americani, una tendenza che è destinata a continuare. Il cibo e il vino sono dei formidabili ambasciatori per l'Italia. Quando parliamo di moda, di food, di design, l'Italia diventa una superpotenza, quindi noi siamo una superpotenza e dobbiamo essere fieri di esserlo e crederci, perché questo ci porterà ad avere e raggiungere grandi risultati nei prossimi anni.